strada sarà ripetuta anche in mattinata la prova notte inoltrata. E dunque, prima di passare la parola a Rachele, che sta ultimando i conti per darci subito in tempo reale i tempi, ricordiamo che questa sera, per una notizia di pallacanestro, la Nobile SBS è stata promossa in Serie B2, ha vinto gara 3 con Busto Arsizio 72-61, e dunque complimenti alla società del presidente Dal Negro, dell'allenatore Giorgio Lazzarini, del direttore sportivo Luigi Balestra. Nobile in B2 l'anno prossimo con la Cipriano Teomenia. Rientriamo in diretta per il passaggio da Crodo Mozzo della quinta prova speciale. Dovrebbe essere il Ramoni o Martinelli, distinguiamo subito la macchina, non ci sembra, ci sembra una Opel Astra, potrebbe essere Martinelli insieme a Castelli, e così è il numero 31 della Van Car Racing, sempre del gruppo degli A7 delle 2000. Tanino, come hai visto questa Opel Astra? Ma, diciamo benino per il pilota che guida, perché ha preso 15 secondi da Nicolini. 31 macchine, la situazione Rachele, prova speciale numero 5, abbiamo gli aggiornamenti. Abbiamo degli aggiornamenti ancora in via ufficiosa. Saglio conduce con 6 minuti 57, seguito da Bocchio a 7 minuti, Ridman 7.04, quindi 3 più 4, 7 secondi da Saglio, Pastore 7 minuti 08, Nicolini 7.10, Canella segue a 7 minuti 14, Neri 7.18, Ottino 7 minuti 27 secondi, Picozzi 7 minuti e 31, seguito da Ceruti 7.32, seguono Minesi 7.33, Pedretti 7.34, Cataldo 7.39 e chiude De Cè con 7.51. De Cè, in effetti l'età si fa sentire forse. Paura di sì. La macchina è quella che è, però effettivamente dopo 5 prove con la notte... Diceva fatica. Appunto che la notte... Tanino, 7.18 di Neri, come può essere inquadrato? Beh, 7.18 di Neri, diciamo, può essere un buon tempo, però fuori dal podio abbondantemente. Certo, un buon tempo, diciamo, sì, al di sotto, diciamo, dei primi 5 o 6 che stanno facendo, cioè, classifica. Se uno lo paragona al tempo di Cannella, 7.14, ha fatto un tempone. Però Cannella non sta andando come nelle intenzioni, nelle possibilità. Dovremmo avere Ramoni su Renault Clio Williams, è un'altra tornata di Renault Clio Williams prima delle Opel, prima di una Opel e delle Peugeot 309-205. Vediamo subito in diretta con la Renault Clio Williams il numero 32, Ramoni Ceruti, che stanno facendo anche loro una discreta corsa. Al solito all'intertempo hanno 7 secondi di distacco da Nicolini, perciò sono in quella fascia che stanno andando bene, insomma, perché quelli più che buona, diciamo, per Rorelli, diciamo che più che buona. E dunque Cessaglio che si appresta a vincere ufficialmente 5 prove su 5. Ringraziamo sempre gli amici di RBL che ci forniscono gli aggiornamenti dalle varie postazioni, ci aiutano nel nostro lavoro, e dunque possiamo darvi in tempo reale tutti gli aggiornamenti prima di averli in via ufficiale dalla Federazione Italiana Cronometristi. Stiamo per avere un'altra Renault Clio Williams, dovrebbe essere quella di Tonelli e di Saba, ma dopo 5 prove adesso ci si appresta anche poi per il migliore andare a Montecrestese per la sesta prova speciale, che vedremo anche questa in diretta, davvero uno spettacolo incredibile, quella della 39esima edizione del Rally del Vallo Solane. Chiuso il primo posto, Tanino, possiamo quasi dirlo, nonostante che siamo esattamente a metà del rally. Sì, cioè se non succede niente a Saglio, cioè un inconveniente meccanico eccetera, per il primo posto è chiuso, però è sempre un bel rally, perché per il secondo posto, ripeto, sono in tre nell'arco di 5 secondi uno dall'altro, perciò diciamo è tutto da giocare. Un testa a testa per la piazza d'onore. Quindi un testa a testa, Vincenzo Saglio, come dicevamo, può solo perderlo, nel senso può capitare qualcosa purtroppo che non gli auguriamo, di sfortuna, certo. o di guasto. Certo, no, l'unica cosa che potrebbe fermare a questo punto in effetti Andrea Saglio è solamente un guasto meccanico. Errori suoi non credo, perché è uno che errori non le commette. Tanino, poche delusioni, tante rivelazioni in questo rally fino a questo momento, perché tranne Cannella che con il mezzo non si è trovato bene, però abbiamo Bocchio, abbiamo Pastore, abbiamo tante sorprese positive. Cioè Cannella mi sa che l'abbiamo sopravvalutato all'inizio, questa qui è la mia paura. Abbiamo, cioè, rispetto al mezzo che aveva, ecco, sì, cioè come pilota non si discute, un pilota d'assoluto, però pilota macchina mi sa che l'abbiamo sopravvalutato,
e il responso è micidiale perché è qui io ce l'ho sesto, ma rischia di essere ottavo, perché due si possono intrufolare in mezzo. Quindi forse perché anche ha vinto le ultime due edizioni e c'è anche c'è un attimino anche di rispetto tra virgolette così dettato dal fatto che aveva vinto anche le ultime due edizioni e non c'era Franco Zeni. No, perché sai, quando uno corre lo vuole sempre vincere. Ecco, qua era bello vedere se ci fosse stato Franco Zeni per capire se il gruppo N poteva tenere testa, perché se anche Uzeni era in questa posizione vuol dire che i gruppi N per l'assoluto dobbiamo dimenticarceli. Ricordiamo che lui avrebbe corso con una Subaru Impreza N4, quindi sarebbe anche lui rientrato nella categoria di Canella. Cioè, ecco, perciò diciamo, se anche Uzeni aveva difficoltà erano proprio le macchine. Vediamo però un altro passaggio in diretta, sempre dalla prova speciale numero 5 di Crodo Mozio, mezzanotte 16, siamo dunque entrati già nel mese di giugno. Fra un attimo vediamo il passaggio, poi passiamo la linea a Rachele per i risultati ufficiali. Questo qui dovrebbe essere la Peugeot 309 di Giobbe Stivanello. Ma questi qui pagano 40 secondi da Nicolini, vale ormai dire, siamo qui già prendono minuto e mezzo. Fuori categoria, diciamo, sì, tra virgolette. Rachele, ti do la parola per le... Sì, purtroppo i risultati ufficiali tardano ad arrivare. Abbiamo elaborato in via del tutto ufficiosa dei risultati dopo la prova numero 5 di Crodo. Abbiamo Saglio, conduce con 28 minuti 21 secondi, a 15 secondi c'è Ridman con 28 e 36, mentre segue Bocchio a 20 secondi con 28 minuti e 41 secondi e chiude i primi 4 a Pastore con 28 minuti 46 secondi a 25 secondi da Saglio. Quindi ricapitolo, Saglio, Ridman, Bocchio e Pastore. Ridman ha 15 secondi di svantaggio, 20 ce li ha Bocchio e Pastore 25. Quindi Martinelli e De Monti sono passati con la loro Peugeot 205 GT della Vancar Racing. Aspettiamo le notizie ufficiali. Tu dicevi, Rachele, con il distacco di Ridman da Saglio, che è la cosa più importante, forse dovrebbe essere sui 20. Ridman e Saglio 15 secondi. Ha solo 15 secondi, Tanino, confermi? Com'è? 15 secondi il distacco tra, dovrebbe essere 24 il distacco tra Ridman e Saglio. Sono 24 secondi, sì. 24, poi vedremo ufficialmente poi quando arrivano i risultati. Adesso rientriamo in diretta per il passaggio di un'altra macchina, dovrebbe essere un altro Peugeot 205 GTI. Lo vediamo, numero 37, Lavarini Terruggia del Pentathlon Corse, sempre queste Peugeot 205 GTI, però Tanino, qui andiamo in fascia. Sì, questi qui hanno preso 20 secondi sempre rispetto al primo tempo di Nicolini. Adesso manca poco all'inizio della prova di Montecrestese per i primi. Mancano circa un quarto d'ora, perché, anzi forse meno, perché è alle 0:24, cioè mezzanotte 24, sono 17. Mancano 8 minuti. Vediamo la gente che si sposta sul tracciato, sul percorso. Questa prova, quinta prova speciale in diretta per voi con la regia di Franco D'Amato da Crodo. Dunque lo spettacolo in diretta del Vallo Rossolani anche per il secondo passaggio di Crodo Mozio, dopo che vi abbiamo trasmesso in diretta già il secondo passaggio, la prima prova speciale a Crodo, la seconda a Montecrestese, le immagini di Fumarco dalla terza. Questa è la quinta prova speciale di Crodo, siamo probabilmente ancora sulla Peugeot 205 GT di Salis e Lana, andiamo a vedere come si comportano anche loro rispetto anche alle altre Peugeot, decisamente ovviamente inferiori alle Clio. Questa però siamo già sempre sulla numero 38, sì, ecco, sono Salis e Lana. Ecco, questo in ritardo di 30 secondi. Quindi sempre dai 30 in su, Tanino, ormai si va con distacchi abbastanza importanti. Mano a mano si va su come numero di partenza, aumentano i distacchi. Quindi attendiamo i riscontri ufficiali per quanto riguarda la prova numero 5 di Crodo Mozio, un bilancio ancora alla fine di questa quinta prova in prospettiva per la sesta Montecrestese. Un tuo pronostico sul secondo posto a questo punto dopo la Montecrestese, se non succede niente? Sì, ma io come simpatia vado su Pastore per diversi motivi, anche se ritengo che Ridman e Bocchio sono quelli che se la giocheranno proprio l'ultimo secondo.
quindi Ridman, Bocchio, Pastore, Nicolini, sì, come mi dicevi prima, difficilmente riuscirà ad andare sul podio, troppo, sì, distacco. Sì, perché oramai c'è un 28-52 contro un 35, c'ha 18 secondi, sono tanti. Quindi, anche perché nel confronto diretto ha sempre, diciamo così, pagato rispetto a Bocchio, rispetto a Ridman e rispetto anche a... Sì. Quindi a tutti gli altri. Cioè, anche lui sta pagando, ma rispetto a tre. Cioè, non ne ha solo uno davanti. Ce ne ha tre, perciò la volta che mangia un secondo a qualcuno, gli altri due magari gli sono sempre davanti. E dunque stiamo aspettando il prossimo passaggio, Vincenzo, e quindi questo rally che si va delineando, però è bello vedere questa lotta per il secondo posto, per, diciamo, anche i primi 10, che sono tutti piloti degni di menzione. Certo, quando si pensa che in 5 secondi abbiamo 3 piloti, 3 macchine, insomma c'è dentro tutto. Ideale sarebbe stato vederli lottare per il primo posto e non per il secondo, ma va dato onore al merito ad Andrea Saglio, che è stato capace di partire, di imprimere subito un ritmo fortissimo alla corsa, in modo tale da lasciare veramente agli altri soltanto le briciole. Ho quasi l'impressione che a questo punto, e visto come stanno andando le cose, che Andrea voglia fare proprio l'implant e vincere tutte e 10 le prove speciali del rally. Sarebbe un record, tu che conosci anche. Sì, sì, penso che non sia mai successo prima. Andiamo subito in pubblicità, ci vediamo fra poco.